All'unanimità raccomanda l'onorevole ministro quale capitale italiana della cultura 2024 la città di Pesaro. Beh, una grande gioia, una grande soddisfazione per tutti coloro che ci hanno creduto, che ci hanno lavorato. E per una competizione molto tosta, perché è una competizione davvero molto esigente. La commissione si è espressa all'unanimità, quindi vuol dire che abbiamo davvero convinto. Sono molto soddisfatto e ovviamente è un entusiasmo che è un po' strozzato, perché è una situazione drammatica della guerra, però abbiamo voluto dedicare a Kharkiv questa vittoria, che è una città della musica come noi. E nel locale ovviamente non posso che dedicarla a un grande amico che è scomparso come Daniele Tagliolini. Oggi sarebbe stato qui con noi a esultare per il suo territorio, per tutta la provincia. Però insomma spero che il suo ricordo ci orienti ancora meglio verso un futuro che è fatto di natura, di cultura, di sostenibilità, esattamente come lui spesso ci spingeva a fare. Adesso è ora di festeggiare, sabato faremo una grande festa alla pescheria, a tutti i pesaresi e a tutta la provincia invitata dalle 18 in poi, e poi ci metteremo subito al lavoro, perché da qui al 2024 dovremo realizzare tante cose, tanti progetti, e sapendo che è una grande opportunità di promozione per noi, per tutta la provincia di Pesaro Urbino e anche per la regione Marche.